In Italia persiste la problematica legata al sovraffollamento delle carceri. Secondo quanto emerso dal 19° rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, a fronte di una capienza ufficiale pari a 51.249 posti, i presenti nelle nostre carceri fino allo scorso aprile erano 56.674. Dunque 5.425 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. Oggi le regioni con le carceri più affollate sono Puglia e Lombardia. Il problema del sovraffollamento però riguarda anche la regione Marche. Tra i penitenziari più affollati, racconta Antigone, figura il carcere di Fermo, seguito dalla casa circondariale di Montacuto di Ancona e da Villa Fastigi a Pesaro. Si parla di sovraffollamento delle carceri, qual è attualmente la situazione a Villa Fastigi e quindi a Pesaro? Ma a Villa Fastigi in particolare non abbiamo sovraffollamento, infatti la capienza è regolamentare ancora, anche questo secondo me è dovuto anche al fatto che comunque dall'inizio dell'estate abbiamo ampliato i posti detentivi con la ristrutturazione di alcuni reparti che erano dismessi. Il penitenziario pesarese, evidenzia il comandante Silvestri, è alle prese con alcune difficoltà riguardanti la gestione dei detenuti con problemi psichiatrici. Il problema di Pesaro, se vogliamo affrontare l'argomento problematico all'interno degli istituti penitenziari, è quello che purtroppo riguarda molti istituti d'Italia, quasi tutti, e la gestione di detenuti con problemi psichiatrici. Questo è un grosso problema che anche Pesaro ne soffre parecchio e al cui stiamo mettendo mano con tutte le risorse che abbiamo, che però attendiamo che si prendano decisioni dall'alto per allocare questi detenuti con queste problematiche in strutture idonee a essere custoditi e curati. L'ultimo anno la mole di lavoro è aumentata oppure no? No, diciamo che io sono a Pesaro soltanto dal febbraio di quest'anno e posso dire che l'istituto di Pesaro per fortuna ha avuto sia un incremento di uomini sia un incremento anche di risorse. Infatti abbiamo ampliato di buoni numeri, diciamo, l'attività lavorativa dei detenuti e anche con quello che si è visto oggi abbiamo anche l'attenzione della società civile con parecchi interventi all'interno della struttura. Questo ha fatto sì che ha potenziato sia l'attività dei detenuti, ma ha garantito anche un buon andamento per l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto.